Monica dice: Francesca, con la legge dell'attrazione ho scoperto di temere i miei pensieri e le mie paure più negative, perché so che possono avverarsi. Non temerli, amali. È proprio la tua paura a dar loro potere. La paura dei pensieri negativi implica che essi abbiano potere, gli dai tutta questa energia. Permettimi il gioco di parole. I tuoi pensieri negativi non hanno potere su di te se capisci che non hanno alcun potere su di te. Tu sei come un cielo. Una nuvola sta passando e il tuo compito è quello di portare amore a quella nuvola. Tu sei il cielo. Non molto tempo fa mi è capitato di parlare con una persona che mi ha detto: ho un tumore al pancreas e sto cercando di capire cosa mi stia insegnando questo tumore. Ti sta insegnando ad amarlo, gli ho risposto, con lo stesso livello di amore con cui ameresti un bambino che sta per nascere. Saresti eccitata e lo ameresti? Non è un processo facile. Non è assolutamente facile, ma puoi portare questa energia di amore anche a un tumore canceroso. Puoi portare quell'energia al dolore, puoi portare l'energia al buio, al tuo mal di testa o alla tua cattiva relazione o a qualsiasi altra cosa. Più amore porti alle cose che secondo te non sono allineate o armoniche, anche se tutto lo è, più velocemente creerai lo spazio necessario affinché possa avvenire una trasformazione. Per inciso, ora, prima che questo discorso appena fatto susciti polemiche, fughiamo ogni dubbio. Ciò che ho appena espresso non deve in alcun modo escludere il sottoporsi a terapie o non deve farti pensare che devi rimanere inchiodato in una relazione indesiderata, una relazione che non vuoi avere. È molto importante capire che un pensiero cosiddetto negativo è un pensiero che stai giudicando. Prima di tutto, la parte negativa non è il pensiero, è il tuo giudizio su di esso. E più lo giudichi, più lo contrasti e più esso prende possesso delle tue energie. È questione di allenamento. È possibile sviluppare, prima di tutto, la capacità di osservare senza intenzionalità e senza filtrare attraverso la mente giudicante ogni cosa, ogni evento, ogni pensiero. E io devo dire che sono molto fiera dei miei allievi, soprattutto quelli di vecchia data, perché sono ormai diventati bravissimi a fare questo e soprattutto bravissimi a trasformare, alchimizzare le loro emozioni negative o i pensieri cosiddetti negativi. Oh, Simone invece dice: recentemente ho avuto un'esperienza di meditazione che ha scatenato in me una paura incredibile per me stesso. Ho avuto questi pensieri negativi ossessivi in mente per giorni e più li noto, più mi sento come se si realizzassero. Hai qualche consiglio? È fantastico. È fantastico quello che è accaduto. Il tuo sé sta facendo emergere la tua paura, le tue paure infantili, in modo che tu possa vederle in questo momento. Hai avuto un pensiero che ha fatto emergere un dolore reale, in modo che tu possa essere te stesso uno spazio d'amore per esso. Questo dolore non sarebbe saltato fuori se tu non potessi gestirlo. Devi prendere consapevolezza che sei più grande del dolore, sei più grande della paura e che la paura è qui per te, per permetterti di diventare lo spazio d'amore per quella paura infantile, per permetterti di sciogliere attaccamenti, resistenze, impedimenti all'amore. E questo è il karma, ragazzi. Il karma sono situazioni, eventi che ci si parano davanti agli occhi, proprio per permetterci di andare oltre, per sciogliere questi attaccamenti, queste resistenze, queste paure all'amore. C'è un motivo per cui questa paura non si è manifestata durante tutti questi anni per Simone, ma sta venendo fuori proprio ora. Il motivo è perché ha fatto così tanto lavoro interiore che ha creato una capacità, una forza, che sono abbastanza grandi,
da poter gestire ciò che arriva in modo da portare un nuovo senso di compassione, una nuova gioia, una trasformazione profonda. Ho avuto innumerevoli traumi infantili, ma l'amore che sono è così grande che ha saputo trasmutare tutto il veleno in medicina, tutto il piombo in oro. Siamo in questa scuola che chiamiamo Terra per imparare la compassione e la capacità di amare. Puoi abituarti a notare come spesso la piena accoglienza di qualcosa la trasforma, questa cosa, la dissolve. Tutto ciò che emerge dalla nostra profondità è lì per essere visto, per essere amato, accolto e ti sta chiedendo di connetterti maggiormente al qui e allora. Ti sta chiedendo di fermarti e ascoltare per un po' il silenzio. Qualcuno mi dice: ma Francesca, io non ho tempo per fermarmi e ascoltare il silenzio. Ah no? Però hai tempo di continuare a vivere la tua vita spingendo in profondità giù un mucchio di traumi e prendendo decisioni a partire da un dolore represso. Che cos'è più importante? Concediti del tempo ogni giorno per stare seduto ed ascoltare il silenzio. Io non inizio la mia giornata senza connettermi alla fonte universale. Emerge un dolore? Lo ascolto. In questo modo lo alchemizzo. Emerge un'altra paura? Alchemizzata anche quella.